benvenuti a questa serata di presentazione della nuova stagione 2020-2021 di Volley Tricolore Conad Reggio Emilia. Siamo ospiti in questa struttura, in questo paese che è Castelnuovo Monti, quindi volevo invitare come primo ospite il sindaco di Castelnuovo Monti, Enrico Bini. Perché negli anni Castelnuovo ha lavorato sempre su questo aspetto qua dell'accoglienza, soprattutto come paese dello sport. Ma è una grande e bella esperienza che noi facciamo per la prima volta. Il ritiro ci aiuta molto a fortificare anche a livello di conoscenza, cioè ci dà la possibilità di conoscerci. Prima di ogni partita ho la crema. Non metterci le mani perché riesco a giocare meglio. Secondo me sono stato molto contento della chiamata della società, di ritrovare l'allenatore, numerosi compagni, tutta la dirigenza, tutta. Chiaramente hanno travisato il nome, è diventato Antonello e da lì hanno preso soltanto la parte finale, però tutti mi chiamano Anto. Quindi diciamo che per me è veramente un grande ritorno, cioè un ritorno di cuore, perché tutti quanti non ho mai nascosto quanti mi posso trovare bene a Reggio Emilia, quindi sono sicuramente molto contento e soddisfatto. Mi ha scritto soprattutto i nomi della squadra e i compagni, sicuramente le riconferme e i nuovi acquisti. Reggio, insomma, vederla d'avversario mi ha influenzato molto anche nella mia scelta, insomma, l'ho sempre affrontata, tutte le stagioni, tre. È stata una grande sorpresa, non me l'aspettavo, mi hanno chiamato appunto qui in ritiro, infatti ringrazio tutti. Cerco sempre di impegnarmi al massimo, speriamo di riportare entusiasmo a Reggio, sicuramente, come ha detto Nico, questa è la nostra missione quest'anno. L'anno scorso è andata, è passata, come ho detto già tante volte, dobbiamo ripartire anche dagli errori che abbiamo fatto. Siamo trovati benissimo, anche la location ovviamente in questi giorni di ritiro è bellissima, siamo immersi in questo ritiro, ci sta andando veramente bene. E venire qua a Reggio, incontrare un sacco di persone che già conoscevo, nuove persone che sto conoscendo, e in questo ritiro che ci sta servendo molto per allenarci e trovare nuovi equilibri, mi pare di essere qui, quindi è sicuramente un bello perché sono nella mia città, mi sono sempre trovato bene, come dicevano i miei compagni. Anche in quello ho tanto da imparare, un po' di nonnismo, però però quello fa sempre bene. No, sicuramente la stagione dell'anno scorso è stata strana. Non mi era mai capitato nella mia vita di avere a che fare con tre allenatori nella stessa stagione. Ma devono dire loro, non è il mio modo di essere allenatore, di vivere la pallavolo in un modo, secondo me, particolare rispetto a molti altri colleghi. Manca un giocatore che è lo straniero di Volley Tricolore, che per motivi burocratici, diciamo così, non si è ancora aggregato alla squadra. Lo aspettiamo a breve per ovviamente cominciare gli allenamenti e la conoscenza con i nuovi compagni, quindi in maniera virtuale diamo il benvenuto anche al giocatore straniero. Loris, mi sfugge il nome, scusami, non lo scrivo. Ristic, che esatto, viene dalla Bosnia, quindi in bocca al lupo anche a lui e benvenuto anche a lui quando arriva. Ragazzi, ci piaceva fidarsi degli allenatori, abbiamo dei protocolli federali che ci danno una serie di indicazioni, vedete, siamo tutti belli mascherati, facciamo i nostri test, consideriamo la. E infatti mi mancava proprio, il mondo dello sport, e per questo questa scelta, di Reggio. Noi quest'anno abbiamo deciso di iniziare 2 settimane prima perché stiamo vivendo un momento un po' particolare. I ragazzi fortunatamente sono arrivati tutti. Comincio dall'inizio, io collaboro con la società da ormai dall'anno di Ippolito, forse da qualche mese prima di te, quindi ti ho aperto la porta della palestra la prima volta ed è un piacere essere qui. Un ringraziamento e un applauso a Giulia per il lavoro che ha fatto in questi 2 anni.
dall'altra parte un benvenuto a Daniele per la sua nuova esperienza. Cosa dire? No, ti arriva la seconda, ma Vincenzo aveva detto a Roma proviamo a perdere così andiamo contro una squadrina da niente, Bergamo, infatti mi ha perso subito 3-0, quest'anno non dovrà succedere. Ha la particolarità di partire prima, di cominciare prima, perché è la prima volta che si comincia così presto. Per me è motivo di orgoglio averli, fargli conoscere il nostro Appennino. Noi ci siamo proposti come albergo sportivo con la nostra porto benissimo. Intanto voglio fare un grande in bocca al lupo a questi ragazzi qua che sono veramente bravi. Le mie bagnine fanno degli occhi così, è una cosa incredibile.